Salve a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giochierina in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che la volta scorsa abbiamo purtroppo vissuto un episodio alquanto duro, perché regà, che dire, penso cioè ci sia poco da spiegare. Ovviamente chi sta seguendo la serie sa di cosa sto parlando. Ellie si è ritrovata di fronte ad Owen e alla sua compagna, credo che fosse, ha cercato di farli parlare ovviamente per trovare a tutti i costi Abby, fatto sta che alla fine è andata male. Ellie ha ucciso la ragazza, che purtroppo era incinta tra l'altro, e ha sparato anche ad Owen. Non abbiamo visto morire, però gli ha sparato in ogni caso. Giusto in quel momento abbiamo rivisto Tommy, dopo tanto tempo in effetti, non eravamo sicuri che l'avremmo rivisto vivo, e quindi è stato un momento alquanto complicato emotivamente parlando, perché ovviamente Ellie sotto shock per quello che aveva fatto, comunque ragazzi, non si è resa neanche conto di aver appunto lasciato lì la sua mappa. E qui volevo un attimino parlarvi sinceramente, nel senso che volevo sì chiedervi scusa, perché mi rendo perfettamente conto che spesso alcuni dettagli non li noto, o perlomeno non gli do il giusto peso. Infatti l'inquadratura finale, insomma lo zoom sulla mappa, lasciava appunto intendere: oddio, guarda un po', Ellie ha lasciato la mappa lì. Però purtroppo ragazzi, e voi che mi conoscete lo sapete, emotivamente parlando certe cose che vedo mi colpiscono particolarmente, e quindi in quel preciso momento, dopo che era successo tutto il macello, non mi sono messa razionalmente parlando a ragionare sul fatto che quello fosse un dettaglio importante. Infatti a fine video mi sono chiesta ma come ha fatto Abby a trovarli così velocemente? Poi ragazzi, quando ho comunque editato l'episodio, editato il video, ragionandoci a mente fredda, mi sono resa conto che effettivamente in quel modo Abby li aveva già trovati, perché Ellie si era dimenticata la mappa lì. Però perché vi sto dicendo questa cosa ragazzi? Perché un paio di voi, due o tre di voi, nei commenti allo scorso episodio si sono quasi rigirati male, diciamola così, proprio in merito a questa cosa qua, perché mi avete detto: è grazie al cazzo che li ha trovati, Ellie si è dimenticata la mappa lì. Però direi ragazzi che non c'è bisogno comunque di alterarsi così tanto, perché non ho fatto caso a un dettaglio a cui ho fatto caso dopo. Poi tra l'altro in post produzione non potevo dirlo, sarebbe stato comunque inutile, ve l'avrei detto oggi ovviamente. E quindi quello che vorrei chiedervi ragazzi è che mi sembra un pochettino esagerato alzare i toni nei commenti, specialmente in merito a certe questioni che riguardano il gioco stesso, perché qualcuno di voi si è incavolato, diciamo così, per il fatto che io non riesca a comprendere fino in fondo Abby, no? Quello che ha fatto per esempio la scorsa volta, che ha ammazzato Jesse a sangue freddo, probabilmente sarà per fare qualcosa a Tommy. E certo, e te credo che Abby sta incacchiata nera, gli hanno fatto questo, ma ragionaci un po' su. Cioè ragazzi, un po' con calma, abbassiamo i toni, perché io quando vi parlo di ciò che penso nei video non mi vedete mai incavolata o girata male, o non sto mai lì a dirvi no, è come dico io, punto e basta. No, il punto stesso del gioco ragazzi è che vuole farci ragionare proprio su questa cosa qui, perché io la volta scorsa vi ho detto non riesco ancora, perché ho detto ancora in questo esatto momento, a mettermi nei panni di Abby, ok? Perché comunque ha fatto del male a dei personaggi a cui tenevo, eccetera eccetera eccetera, e voi vi siete girati male a dire ma Abby c'ha tutte le ragioni del mondo per fare quello che fa, eccetera eccetera. Il punto del gioco è proprio quello ragazzi. Penso che nessuno di noi possa dire di avere al 100% ragione, e penso che sia proprio questa la difficoltà cui ci pone davanti questo gioco, perché in fondo chi può dire di essere nel giusto? Chi? Bisognerebbe stare a tornare ragazzi a sviscerare la questione da quando è partita, cioè da quando Joel ha ammazzato il dottore, ma perché lo ha fatto? E quindi cioè sarebbe un dover ripartire veramente dall'inizio su questa questione, e pur ragionandoci secondo me una settimana arriveremo sempre e comunque alla conclusione che non si può dire di avere al 100% ragione né in un caso né nell'altro. Quindi quello che vi pregherei ragazzi d'ora in avanti è di
non essere troppo bruschi nei commenti, ma non perché fate un danno a me, ma perché principalmente è fondamentalmente inutile stare lì a sbandierare la propria verità, la propria ragione, come se fosse la verità rivelata del mondo, perché non è così. Quindi scusatemi per questa premessa veramente immensa, però ci tenevo un attimino a ragionare con voi su questo paio di cose. La volta scorsa ci siamo lasciati in un momento alquanto delicato, perché è, suppongo, il momento in cui Abby troverà suo padre dopo che Joel lo ha ucciso. Quindi è un momento parecchio delicato. Nulla, vediamo cosa succede. Ok ragazzi, vediamo un po', io penso sarà una cosa abbastanza dura da vedere, non si è mai abbastanza pronti emotivamente per queste cose, quindi andiamo. Quindi ovviamente facevano tutti parte delle luci ragazzi prima che succedesse sto macello. Andiamo. È ancora dentro l'edificio. Abby, no! Non guardare. Papà! Abby! Che fai? Men! Piazza pulita. No, no, no. Ci interessa lui e basta. Ma è rischioso lasciarli vivi. E chi se ne frega? Ha ragione. Meglio chiudere i conti. Se li uccidiamo, diventiamo come lui. Non hanno nessuna colpa. Sì, guarda la mia faccia. Fanculo la tua faccia. Dovevi sorvegliare il piano di sopra, come ti avevo detto. Spostati. Stai indietro. Calmati. Altrimenti... Stai indietro, cazzo! Stiamo calmi! Jordan! Puoi sparare. Basta! Finiamola. Ok, qua ci portano da Abby. Ovviamente hanno voluto rincarare la dose riguardo quello che ha spinto Abby a fare quello che ha fatto. Ci hanno fatto rivivere quel momento lì in cui ha trovato suo padre morto e quindi è quello che lei si è ricordata fino all'ultimo istante, evidentemente per mettere fuori gioco Joel. Abby! È dura, ragazzi. Tranquilla. Ti senti bene? Sì, è solo... Che succede? Ti ho cercata dappertutto. Ci hanno convocati. Isaac ci vuole al fronte. Cosa? Sul serio? Temo di sì. Muoviamoci. Partiamo subito. Certo. Vamonos. Ok. Beh. Cazzo, il collo. Quindi qua... Grazie per la stanza ieri ci notte. Portano ovviamente... Di niente. Chi era stavolta? La cuoca? No, la tipa del meteo. È scesa giù dal monte. Ah, la scienziata. Bella. Però è ossessionata dal lavoro. Ha parlato 2 ore di una tempesta e... non lo so. Ne è valsa la pena? Wow, assolutamente. Ora posso morire felice. Dovresti. Non troverai nessuna meglio di lei.
Quindi ci portano ovviamente dalla parte di Abby. Ah, Gesù. Non so che dire, ragazzi. È tosta vedere queste cose. Veramente tosta. E quanti bambini. Da un sacco di tempo che non vedevo bambini in questo posto. Vabbè, ma questo se le è ripassate tutte, scusa. Non confermo né smentisco. Ciao. Mamma mia, un Latin lover. Così magari a volta buona vediamo sto Isaac. Io devo parlare con mio padre. Poi mangiamo. Sì, ok. Prendimi qualcosa con piccante. Prendo quello che voglio. Ok, quindi qua c'è tutta la loro organizzazione. Minchia, un botto di gente, raga. Porca miseriaccia, guarda. Felice un di po'. Vederti. Quanta gente. Chi è? Scusa, ciao. Ah, sei tu. Merda, Jordan, non ti ho vista. Tu vieni con noi al Serevena. Vogliono me e Manny all'avamposto. Che andate a fare al Serevena? Stanno per evacuare l'hotel e la scuola. Recuperiamo provviste e riportiamo tutti alla base. Sul serio? Sì, è assurdo che alla fine siamo costretti a fuggire. Non si può ancora dire. Almeno Lia può rientrare prima dallo studio TV. Esatto, sì. Devo andare. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Vai, bei presupposti, si direbbe. Va bene, ma di preciso dove dobbiamo andare? Chi è questo? Ah, ok, è lui col padre. Salve. Ehi, salve. Ah, Abby. Tutto bene? Alla grande. Potresti convincerlo a togliere questo affare? Ah, ci ho provato. Sto bene. Te vedo orribile. Bueno, dobbiamo andare via. Okay. Pensa tu a lui. Va bene, ci provo. Va bene, ma lui sta già mangiando, ma aveva detto a me di prendere qualcosa da mangiare. Come non detto, va bene, ce ne andiamo quindi? Allora. Ci va di qua? No, non direi. In effetti un piccolo languorino ce l'avrei, ma vediamo un attimino cosa dobbiamo fare. Salve. Ehi, hai qualcuna di quelle saponette buone? Quelle alpino? No, mi spiace, ma so che qui accanto aspettano un carico. Magari riprova domani. Peccato. Beh, grazie. Quindi oggi non ci si lava? E vai! Un giorno in più per puzzare? Meraviglioso. Oh, non so ragazzi, proviamo ad avvicinarci a uno di questi posti dove c'è da mangiare. Ehi, salve a lei. Che si mangia oggi? Burrito, di nuovo. Oh. Ok. Fantastico. Abby, che stai facendo? Ehi, teniamo spressa, dammi 3 burritos. Eh no, mettiti in fila. Ecco, scusa. O si incavolano tutti. Scusa. Stiamo andando al fronte. E dai. Che vergogna. Perché ne hai presi 3? Ridanne uno. Ehi, non preoccuparti. Mel verrà con noi. Manny. Dov'è il tuo zaino? In camera? Perché mi stai facendo questo? Perché vi voglio bene. E sono stanco di queste cazzate. Ma lei sa che parlo anch'io. Sicuro? Ed è d'accordo? Sì. Perché il tuo sì sembra un no? È solo l'accento. Senti, non fare la paranoica. Ma Mel chi è? La compagna di Owen? Non mi ricordo se lui l'aveva chiamata così. Sinceramente, è probabile. Quindi questo... Secondo me ti diverti a mettermi a disagio. No, è la vostra occasione per lasciarvi tutto alle spalle. Mi sa proprio che lei... Ci saremmo scambiate 2 parole dopo Jackson. Dovrei fare finta che non sia successo niente. Certo che no. Dovete parlare e chiarirvi. Anche lei voleva vendicarsi su Joel. Ma lei non è come Perché? Noi. Non aveva mai visto niente del genere. Ammazza Iene di continuo. Con Joel è stato diverso. Ricorda, noi siamo soldati. Lei è un medico. Abby, siamo una famiglia. Fallo per me, ok? Ci proverò. Non chiedo altro. Quindi, dicevo, si atto il giorno 1 e questo è prima che succedesse il patatrack con Ellie. Perché se questa Mel è ancora viva, Ellie l'ha ammazzata. Prepara le tue cose, passo a prendermi. Sì.
Fai la brava. Crepa. Wow. Mazza. Camera di lusso si direbbe. Qua che abbiamo? Ci penso più tardi. Certo, sì. L'avrei detto 50 volte ci penso più tardi se sono accumulate 50.000 stoviglie. Scienziata, eh? Alla faccia. Una robetta. E bravo come si chiama. Ecco lo zaino. Toc toc. Sei pronta? È lei. Sì, quasi. Ehi là. Ciao. Ciao. Non sei esonerata dal servizio? Non proprio. Devi solo fare domanda. Preferisco rendermi utile se posso. E Owen è d'accordo? Owen non decide per me. Andiamo a prendere Alice. Ehi. Meno acida. E dai. Beh, non tira una buona aria comunque. Lei è la nuova compagna di Owen. Owen e Abby stavano insieme, quindi forse... No, non tira una grande aria. Questo è poco ma sicuro. Fatto sta che in effetti Abby non avrebbe tutti i torti. Questa è incinta, perché, cioè, che deve andare facendo? È solo un cambio di sedia, tranquillo. Quando sei lì, puoi passare da mio padre. Sta... non lo so. Peggio. Come peggio? Si lamenta di continuo per un dolore ai polsi. Non regge neanche le posate. Forse deve aumentare gli antidolorifici. So che vi hanno trasferiti alla 96. Quanta sì, roba. Mi piace. È piena di famiglie giovani. Siete emozionati? Per il bambino? Vedere tutti quei ragazzini... Sì, mi sto preparando. Minchia, regà. Pianti e strilli. Owen sarà impazzito. Non l'ha ancora vista. È fuori in missione con Danny. Danny? Cavolo. Povero lui. Già. Grazie. Regà, cioè qua c'è un'organizzazione allucinante. Hanno allevamenti, hanno la coltivazione di frutta, verdura. Cioè, che roba. È pazzesco. Registro Alice. È dentro a giocare. Grandioso. Abby, la prendi tu? Ah, il cane? Oh, che bello. Cane! Dov'è cane? Ehi, bella! Ehi, cagnolona. Oh. Mia ragazza preferita. L'unica che ti sopporta. Non essere gelosa. Ehi, Ava. Andiamo ai camion? Andiamo ai camion. Che belli. Hanno anche i cani. Oddio, no, Orso è uno di quelli che ho ammazzato. Stava una tipa che andava in giro con un cane. Quando l'ho ammazzato lei ha gridato: no, Orso! Me lo ricordo ancora perché mi era rimasto impresso sto nome. Chi è il più bravo? Sì. Che brutto, che brutto. Mi fanno fa ste cose. Io posso okay, lanciare anche la pallina. Hai chiesto, per favore. Vai! Che cosa dolce. Forza, riportala, bello, riportala. Amore, bravo. Bravo, amore. Un altro tiro, vai. Purtroppo devo andare, ciccio. Cioè, c'hanno di tutto. Ovini, bovini. Sporcazione. Che ci fai in città? Qualcosa per Aiser. Vive isolata per quel lavoro. Guarda che a lei piace. Chiedile dei cumulonetti. Se non altro non deve combattere. Date un po' che roba. Sembra un vantaggio? Io starei volentieri in città. A curare le famiglie. Ehi, Abby. Senza guerra Ehi non là. Si vive. Non credo. Io impazzirei. ULF, riposate in pace. Ciao. Andiamo. Ehi. Ehi, pa, dammi il solito. Gli ordini. Ok. Gracias. Che camion ci sono? Prendi l'S24. Guido io. Tu firma. Pendejo.
Grazie. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Oh shit, che è? Ci scaldiamo un attimo? Ah, c'è il poligono. Ah, che okay. Dici? Ti va una sfida? Ti prendi una sfida, bla bla bla. Vuoi rischiare? Va bene, proviamo. Più punti con un caricatore. Ci sta, cabron. Vediamo di cosa siamo capaci. Purtroppo la mia mira è una merda, quindi non ci conto poi tanto, in effetti. Vediamo. Ulala. Vai così. A quanto siamo? E vai. Beh, raga, col mirino è più semplice. Alla prossima voglio la tua arma. Sì, perché è merito dell'arma. Ah, dimenticavo, c'è una pila di piatti sporchi da lavare. Quelli a cui avrebbe pensato più tardi. Oppure puoi ritirare il bucato. Va bene, direi che possiamo andare. Non voglio perdere altro tempo qui al poligono. Andiamo pure, forza, va. Andiamo. Mi servono altre munizioni? Beh, direi. Direi di fare il pieno, ragazzi, visto che ci siamo. Prendiamo tutto quello che possiamo prendere. Ricarichiamo le armi. Aspetta, fammi ricaricare, va. Ok. Però colpi comunque al massimo. Sì, colpi comunque al massimo, va bene. Sì, andiamo, sì, ci siamo. La mia topolona. Oh, mi sei mancata. Andiamo. Alice sta davanti. Ma lei in cima. Le serve un po' d'aria. Così potete parlare. Ma che bravo il cane. Viva l'imbarazzo. Gracias. Ciao ragazzi. Mazza, regà, ma c'è sta... Allora, la città intera qua di persone. Pazzesco. Non muore. Vuoi che ti prenda qualcosa in farmacia? Ah, sto bene. Non è un problema. No, mi troverò a staccare di più. Ho accettato l'incarico chiesto. Tu e uno. Che Ehi, Manny, dove vai? Al 2. Cambio in S24 diretto al 2. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Sì, va, signori. Già. Avete in programma di recuperarlo? No, per Isaac non è importante. Stiamo pescando molti salmoni. Mamma mia, raga, allevamento, pesca, agricoltura. Non lo vedo da 2 settimane. Non fa che accettare nuovi incarichi. Con te ha parlato di... ti ha detto nulla? No. Insomma, non l'ho vista in mensa, ma... ci siamo... Jackson è scorso. Oh, oh. Che cacchio succede? Oh shit man. Cioè, raga, mi continuo a dire, questa è incinta. Non vorrei sparare ai cavalli, ma a volte è la cosa migliore da fare, ragazzi. Anche se ovviamente non vanno giù con un colpo solo. Mannaggia santa. È automatico questo? Credo sia semi automatico. Minchia, raga, mi sto mancando tutti. È su. Minchia, continuano a spararmi. Aiuto. Mannaggia santa. Ok. Se riesco oddio a colpirli in testa è molto meglio, però non è così facile. Per niente, in movimento figuriamoci. Minchia, oh! Treni e non sparati. Assoreda!
Oddio, oddio, oddio! Oddio! Tutto ok? Sì. Tutto ok, incinta, continua a dire, è una follia. Che gioia, te pareva? Manca parecchio all'avamposto, non avevo dubbi. Medikiss, vai. Proviamoci un attimo, aspettate ragazzi, ho riportato giusto un po' di ferite, eh? Ma giusto un po'. Cane, ma aspetta, vado. Oddio, forza. Controlliamo che qui sia sicuro. Chissà perché qualcosa mi dice che non lo è affatto. Ma proprio per niente. Che giù. Ehi, Abby. Qui c'è l'occorrente per creare una bomba tubo. D'accordo. Una bomba tubo? Forse è la prima volta che lo sento. Nah. Sei sicura? Vediamo, bomba tubo. Rimbalza all'impatto, esplodendo dopo qualche istante. Crea due bombe, ok. Rimbalza, d'accordo, la bomba rimbalzella, potevate chiamarla così, è molto più carino. La bomba rimbalzella, vedremo di usarla quanto prima. È pieno di nascondigli. Ragazzi, abbiamo compagnia. Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? E il cane sa perfettamente, sicuramente che lo sa, che non deve farsi né vedere né sentire. Troppo intelligente, ragazzi. Ma gli animali, lo sappiamo, stanno 100 anni avanti a noi. Devo andare io, no? Ovviamente immagino di sì. Va bene, allora. Chissà quanti ce ne sono, poi, tra l'altro. Ah, io ne avevo visto uno qua in fondo che già non vedo più, ma... Ma sa che ce ne stanno già tipo 2-3. Scusa, Millie, Mally, Messi, Manny, come cazzo te chiami? Me te pari davanti mentre mi sto facendo tranquillamente gli affari miei. Qua possiamo aprire. Ok, oddio, oddio, è proprio qua vicino. È proprio qua. Riesco a prenderlo? Oh yeah. Certo, certo che riesco. Lo ammazzo a mani nude, ragazzi. Perché, oh shit, non ti girare. Ma quanto sei bravo, amico bello. Troppo bravo, veramente bravissimo. Dicevo, noi adesso con Abby possiamo ammazzarli tranquillamente a mani nude. Perché Abby, regà, ha dei bicipiti che sono una roba incredibile. Ok, via qua però. Dai, su. No, stai buona. Non avviserai nessun altro. O perlomeno non le allerterai nessun altro. Chi altro c'è? Che sta succedendo lì? Ah, ok, è cazzo che ne stava ammazzando uno. Non stavo inquadrando la cosa. Sì. Ok. Via libera. Va bene, Mally, immagino che ovviamente... Che c'è? Sparare è meglio di guardare anime. Qual quadra non cosa, Manny, nei tuoi ragionamenti. Su, via. Guardare anime è una cosa bellissima. Anche giocare ai videogames, anche se non credo che ormai sappiano come si fa. Però immagino, stavo dicendo, che Mel resti nelle retrovie in situazioni del genere. Mi pare pure giusto, ovviamente. Ciao Mel. Ciao cagnolotta, quanto se balla. Cosa c'è, Mel? Che hai detto di qua? Che cosa? Ragazzi, guardate. Cosa? Ah, ok. Là sopra. Può essere un'uscita. Può essere un'uscita, d'accordo. Ma quanto sei bella! Come ci arriviamo? Allora, non so se ci sarà un modo per salire da qua dietro o se dovremo trovare qualcosa di utile da portare fin lì. Qua non c'è niente. Qua uno straccetto che comunque fa comodo. No, non cambierò la mia arma da mischia. Va bene. Qua dietro, ragazzi, non c'è più un tubo. Quindi, aspetta, magari semplicemente dobbiamo spingerci sull'un l'altro. No, è troppo in alto. Non ci arriviamo manco se ci spariamo. Quindi possiamo salire da qua però. Certo. Perché complicarci la vita come al solito? Vediamo un po'. Ok, esplosivi, ingranaggetti, forbicine, straccietti e tutto il resto appresso.
Però da qua non ci possiamo arrivare, quindi dovremo salire in un altro modo. Ovviamente immagino che la risposta sarà su questi vari bancali e scaffali e tutto il resto. Infatti qua che abbiamo esplosivo e pillolette, 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 ammazza quante pillolette. Quindi adesso ovviamente possiamo anche migliorare le caratteristiche della cara Abby. Quindi energia incrementata, direi di comprarlo ragazzi, visto che ne abbiamo 34, il potenziamento costa 30, quindi va benissimo così. Esplosivo e vediamo un po'. Allora lì ci possiamo arrivare saltando. Però se io vado di qua, cosa c'è di interessante da queste parti che magari potrebbe essermi sfuggito? Perché farmi venire fin qui? Per questa. No, questa la prendo sicuramente. Per il resto mi sa che non c'è altro ragazzi. Quindi direi di prendere una bella rincorsa e poi fare questo. Oh! Ah no, quanto sono stupida. Aspetta, pensavo che ci fosse direttamente l'altro posto. Invece no, si è dovuta aggrappare e poi buttare sotto. Mannaggia a me. Però qua posso arrivarci. Eh sì. Op. Aiuto, aiuto, aiuto. Eccola, che arriva. Resisti. Oddio, no. Eh no, i clicker no. Eh no, eh no. Perché sempre in queste situazioni? Resisti, resisti, resisti. Oddio il cane! Oddio il cane! Attenzione il cane! Arrivano! Andiamo! No, top ragazzi! Il cane che ci difende! Che figata! Attenti al cane! Oh, questo è ancora vivo! Mannaggia santa! Oh, che è? Che è? Oddio, Mello! Aspetta, aspetta! Ecco! Via dal cazzo! Oh, che è? Ma quanti sono? Che sta succedendo? Ah! Ma quanti sono? No! Le bombe rimbalzelle! Devo usare la bomba rimbalzelle! Bomba avete costretto! Ecco! Non è servito un cazzo! Attento al cane! Paraboom! Schiaccio, schiaccio! Ah, sore da mammetà! Aspetta, 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 Bonnie! Oddio! Pronta però a queste aggressioni così incredibili. E spara, mannaggia la miseria. Scusa, quasi ti ho sparato a te, ma non l'ho fatto apposta, sappilo. Oddio, è uno scherzo, è uno scherzo, è uno scherzo. Oddio, sta per esplodere. Minchia, l'ultima scorreggia prima di esalare l'ultimo respiro. Giustamente, non esala l'ultimo respiro, ma sgancia l'ultima scorreggia. Sono quasi a secco. Posso dire che posto del cazzo? Sì. Puoi, posto puoi, certo. Cazzo. Puoi, potete, restare. Potete. È concesso e ammesso, assolutamente. Perché concordo. Proprio un posto del piffero, direi. Quindi allora, prima di andare di là, direi di guardare un pochettino di qua. Perché magari qualche materialuccio interessante si trova. No? Non c'è sta una mazza? Sembrerebbe proprio di no ragazzi, non c'è niente. Allora l'accetta, continua a tenermela. No, non c'è nulla. Va bene, allora andiamo di qua. Questo non possiamo aprirlo. Qua ingranaggetti, qualcos'altro no. E niente, questa roba è utile. Medikiss e Medikiss. Ingranaggetti e ingranaggetti. Dai, di qua però qualcosa di sicuro c'è sta. Dai, questo c'è proprio l'area di un posto in cui c'è qualcosa di utile. E niente, il mio fiuto è andato a farsi friggere grazie al raffreddore. Non c'è un tubo qua, ragazzi. Quindi, noi stavamo cercando la via d'uscita di là. Poi abbiamo fatto il salto della fede. È crollato tutto ed è andato tutto a quel paese. Va bene, Manny ti seguo a ruota, andiamo. Ah, possiamo andare di qua, davvero? Ok. Manny. Dai. Una bella spinta. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vai. Prima le signore. Un mese in più e non sarei passata. Prego. Hai detto grazie. Le signore. Mi piace. Ok. Oddio. Ah, è Manny che spostava lo scaffale. Ok. Ma ha preso un colpo. Pensavo Abby, fosse.
Mi ricorda la sera di tuo padre. Non direi. Qui le piante sono vive. Che spiritosa. Sai cosa? Meglio così. Ti serviva per rinsaldare il legame. Sta scherzando, Manny. Avete visto? Ok, esplosivo. Ho raccolto già due ingranaggetti. Qua dentro c'è niente. Sembrerebbe di no. Di qua non c'è una mazza. Ta 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 ta. Ingranaggetti, ingranaggetti e alcol. E questo cos'è? Un'altra? Sì. Ho trovato una moneta. Conosco un gioco per ubriacarsi da fare con quelle. Magari dopo. Manny, cioè, parli solo di alcol e di fregne. Non è il caso, su via. Un po' di delicatessen, che cavolon. Minchia, grande sto posto pure, raga. Esplosivo, ingranaggetti. Di qua non c'è niente. Di qua fatemi vedere. Ingranaggetti, ingranaggetti. Di qua neanche niente. E possiamo procedere di qua. Ma dovremmo trovare una via d'uscita pure da sto posto. Non so quanto sarà semplice. Qua sembra tutto chiuso. Qua che abbiamo? Ingranaggetti. Oh, tutti sti ingranaggetti sparsi. Altro ingranaggetto. Di qua non c'è una mazza. Di qua non c'è una mazza. Qua dentro? Ok, ingranaggetti e forbicine. D'accordo, direi di rifabbricarci un paio di... No, non c'ho abbastanza alcol. Madonna Mel, perché mi osservi così, con quegli occhi sgranati? Mi metti paura. Non posso crearmi per ora bombe rimbalzelle, ragazzi. Non ho abbastanza alcol. Direi che possiamo uscire di qua. E vai. L'avamposto è avanti. Non vedo iene. Ma per ora. Già. Muoviamoci. Va bene. Si preannuncia un posto molto interessante anche questo. E caspita. Dio. Ricordate quando potevamo passare da qui senza preoccuparci delle iene? Hai nostalgia della tregua? Era tutto più facile. Anche troppo. Ci siamo rilassati e loro hanno impiccato una squadra. Questo perché noi avevamo sparato a quei ragazzini. Ok. Quei ragazzi ci hanno attaccati. Tu che avresti fatto? Forse non li avrei cribellati di piombo? Io avrei salvato la nostra gente. Manny, sono ragazzi, non è colpa loro. Ma neanche nostra. Li hanno uccisi loro. Ok. Il punto è sempre quello, ragazzi. Cioè, ognuno vuole guardare a suo. Chiamo Ferro. Qui sembra tutto calmo. Occhio alle linee di tiro. Come da un lato è giusto che sia, cioè questo non lo metto in dubbio. Però vedete, per esempio, Jamel ha uno spirito un pochettino diverso. Nel senso che dice, cerca di ragionarci su. Invece, d'altro canto, gli altri ragazzi pensano, no, hanno iniziato loro, di qua, di là, bla bla bla, noi dobbiamo salvare i nostri, eccetera, eccetera. Poi quando si creano dei gruppi, inevitabilmente va così. Cioè, sono proprio psicologie sociali, a volte ragazzi di massa, diciamo così. Dobbiamo superare questa recensione. Che vanno così e basta. Andiamo da uno degli edifici. Mi sa che ci toccherà. Non vada come l'ultima volta. Oddio, che è successo l'ultima volta? No, era per dire. È aperta? Ci sta uno scaffale. Vabbè, tocca la porta. Una bella spinta. Forse c'è un altro ingresso. Ecco. Se ci dobbiamo appendere qua, qualcosa mi dice. Chissà come mai. Ci arrivo. Qua su. Non ci arrivo. Manny, va a vedere. Ok. Ok, ti do io la spinta, vai. Oh. Facci sapere, mi raccomando. Non ti perdere là dentro. Appresso a qualche gonnella. Il cavo è impigliato a qualcosa. Cos'era questo rumore? Questo macello. Perfetto. E Ali. Vai, adesso Mel, sì. Resta con Alice. Mel, provo ad aprire la porta. Aspettare fuori. Cerco ovviamente un ingresso per voi. Ok? Ok. Sta attenta. Lei ovviamente non può arrampicarsi, ci mancherebbe pure. Quindi dovremmo cercare pure di farle entrare allora? Loro, quindi sbloccandole la porta. Ancora niente iene. Ammazza, è alto qua. Sì, direi di sì. Un bel salto, magari posso riprendere la corda. Direi che è il caso, non vorrei saltare fin laggiù. Ok, quindi prendiamo questa bella corda e la buttiamo qua sotto. Ecco. Perfetto. Fatto! Così semplice, eh? Oh, perfetto. Quindi. Ok, Mel,
Armadietti, non li possiamo aprire. Sì, un attimo. Questa che era una ferramenta. Intanto ho trovato due ingranaggetti. Vediamo se c'è qualcos'altro. Scotch. Ingranaggetti. Ammazza, regà, è la fiera dell'ingranaggio qua, eh. E pillolette. Ammazza, è pure la fiera della pillola. Forbicine, sì, un attimo. No, aspetta. Ci penso io, non ti preoccupare. Vai, alla spinta. Attenzione, okay, che... Oddio. Presto. Oddio. Veloce. Break. Ok, quindi si continua di là dove c'è scritto ovviamente exit. Fatemi vedere un attimino se di qua c'è qualcos'altro. Sembrerebbe proprio di no. Aspetta, fammi vedere. Oh. Segniamoci questo posto. Al comando cercano sempre pezzi di ricambio. Comunque, raga, solo esplorando si possono trovare nuovi posti e posti utili, ovviamente. Quindi ingranaggetto, esplosivo. Adesso mi posso creare un paio di bombe rimbalzelle. No, non mi basta sempre l'alcol. Quindi niente da fare. Questa atmosfera non mi garba più di tanto. Qui c'è un banco da lavoro. Attenzione, io raccoglierei prima quest'altra roba. Granaggetti, straccetto, esplosivo. Allora, vediamo il banco da lavoro. Cosa possiamo migliorare? Bene, ingranaggetti, regà. Ne abbiamo raccolti 113. Mi direi che per quanto riguarda il fucile... Sembra la barca da pesca di mio padre. Non vi dico il mal di mare. Una tortura. Mamma mia. Manny, non restare mai incinto. Faccio il possibile. Allora, questa mi piace, ragazzi. Fuoco a raffica. Modifica il grilletto per implementare una modalità raffica a tre colpi, attivabile con triangolo. Il problema è, poi mi ricorderò che devo premere triangolo. Me ne ricorderò, dai. Perché comunque può essere utile, ragazzi, per ammazzare ovviamente più velocemente. A posto. Adesso, ovviamente, essendoci rimasti solo 33 ingranaggetti, non possiamo fare molto altro. Quindi non ci resta che andare avanti e vedere cosa c'è di utile da queste parti. Ma qua c'è qualcosa di sbrilluccica. Alcol. Straccetto. Adesso sì che mi posso creare altre bombe rimbalzelle. Esplosivo. Qua dentro che abbiamo. Esplosivo. Massa, c'è danno l'esplosivo, eh. Ok, vai di bombe rimbalzelle. Yes. Devo usare un po' meglio, perché la prima che ho usato è stata totalmente sprecata. Non è servita a niente. Allora, qua possiamo tirarlo su questo. Ok. Vado, eh. Ci posso mettere 3 anni. E tra l'altro è pure incastrata. Tengo io. Dai. Vabbè. Basta. La scusa. Ehi, state bene? Sì. Si è rotta. E adesso? Abby, guarda. Un passaggio. Manny, abbi fede, stiamo cercando un modo per salire sul tetto. Ok. Mamma mia, raga. Per un pelo. Contenta di essere venuta con noi. Sì. Ricordami di ringraziare Manny. Sono contenta di essere qui. Almeno in caso di problemi posso darvi una mano. Ok. Ehi, perché hai iniziato a evitarmi? Non l'ho fatto. Non mi hai più rivolto la parola dopo Jackson. Non lo so. Forse ero solo troppo scossa. Pensi che Joel non lo meritasse? Meritava anche di peggio, ma non volevo farne parte. Capisco. Chi fa queste cose? Non intendevo questo. Arriviamo a quel lucernario. Ok. Mamma mia, quanto disagio. Veramente tanto. Devo dire. Ehi, Abby, dammi una spinta. Sì, stavo pensando che era giusto salire di qua. Infatti. Ok. Salta su. Ci sono. E quindi io adesso. Quindi, quest'idea? Cosa dovrei fare? Che stai facendo? Sto aspettando. Ti tiro fuori da qui. Ok, ma senza fretta. Io aspetterò qua sotto, allora. È il baricentro basso. Ti credo sulla parola.
Va bene, io continuerò ad aspettare molto pazientemente. Oh, fatto. Sì, per te, ma per me? Che faccio? Resto qui in eterno a fare i funghi? Sali. Grazie. Sali, ma dove? Aspetta. Ah, cos'hai per me? Aspetta, sali cosa? Ma sali da dove? Scusa. Ah, da qua. C'era una scala, mi stavo tanto a creare problemi, a fare viaggi mentali. Ah, ok, ma semplicemente aperto la porta, allora va benissimo. Tanto raccolgo queste pillolette, queste forbicine, questo scoccetto, questo esplosivo e passiamo di qua. Ok, fatto. Ci avviciniamo al lucernario. Sì, abbastanza. Vediamo. Beh. Suppongo che dovrò fare il salto della fede di nuovo e arrivare fin lì. Comunque ragazzi, allora, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare. In ogni caso abbiamo fatto qualcosina, quindi stiamo adesso vestendo i panni di Abby. Ovviamente vogliono metterci ragazzi nei suoi panni per far sì che poi tutto questo gioco psicologico del chi ha ragione, chi ha torto, esiste davvero una ragione, eccetera eccetera, poi subentri. Non so tanto che pensare. Io comunque adesso sono in pensiero per quanto riguarda il tempo presente, perché adesso ci hanno riportato indietro. Evidentemente ci faranno giocare fino al momento in cui siamo arrivati con Ellie. Suppongo, non lo so, non me lo ricordo. Quindi vedremo di riprendere da qui la prossima volta. Come sempre aspetto un vostro parere qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti. Un bacione. Un bacio a tutti ragazzi, la giocherina. Ciao.